Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con l'86esima puntata della serie tedesca. Oggi siamo qui in compagnia di Gans morto. Dopo abbiamo Agri. Vuol dire? No, ci sono. Ciao. Ah, ciao. Ok. È vivo. Sono vivo. Allora, comunque ciao. E vuol dire? Allora, stiamo proprio ultimando le erpicature qua dei campi, poi manca giusto le ultime 2-3 passate. Abbiamo già concimato tutto il campo 10, quindi stiamo anche lì andando a manetta. Però adesso andremo a fare un acquisto, andremo a prendere una nuova botte, quindi andremo a vendere la vecchia botte, quella più piccola, e ne prendiamo un'altra di più grande. Abbiamo comprato anche un altro campo, quindi capite anche voi che adesso è tempo di rinnovare un po' il parco macchine barra attrezzi. Quindi nelle prossime 2-3-4 puntate ci saranno dei bei acquisti, perciò tenetevi molto pronti. E finiamo questo campo e dopo prendiamo la botte e andiamo allo store e vediamo cosa c'è di nuovo. E così dopo abbiamo una liquamatura più rapida, e anche appunto per la seconda liquamatura. Stiamo vendendo poi anche il biogas, infatti sono arrivati tra il passaggio della mezzanotte altri 220.000 euro di diciamo dall'impianto del biogas. Stiamo producendo anche lì liquame, ma siamo intorno ai 750.000 litri di liquame, perciò stiamo riempiendo appunto anche la botte per avere più liquame possibile per tutti i campi che dobbiamo liquamare. E bene, ultime passate, andato qua 1050 sempre via a manetta. Bene, ultimato anche il campo, andiamo in cerca della botte adesso, sperando sia a casa. Vuol dire dove è la botte? È qua sul campo 10. Quella piccola? Sì, quella piccola, due assi. Abbiamo Agri, sta vendendo un po' di maiali, perché come ben sapete due maiali crescono molto in fretta. Io vendo le pecore mie. Come pecore? Maiali. Da là si vende maiali. Sei sicuro? Sì. Giura. Giuro. Allora te credo. Bene, andiamo al campo 10 a prelevare la botte. Andiamo da Suana. Poi ragazzi ci concentreremo in una puntata, penso le prossime. Sistemiamo qui il campo 19, facciamo un attimino una risoluzione qua di qualche problemino. E via altri 36.000 euro nei maiali. Guarda, si vede proprio tutto il campo sliquamato, questo riflesso, questo. Perché gli è tocchi dappertutto qua? Un piccolo problemino, ho agganciato male la parte posteriore, si è sganciata in corso. L'ho perso per strada. Ah signore. Pia. Con un pelo. Con un po'. Piano. Boh, basta. Ma dimmi, per tempo, guarda che lavori. E tu basta, sei avanti indietro 30 metri. Aspetta, sei a posto. Mi pare tutto basso qua. È tira sua. No. Aia, no, mio. Boh, funziona, ancora funziona. Siamo a posto. Sì, più o meno. È piena? Boh, vabbè. Ma guardavo che. C'è qualche problema? No, va piano, allora vuol dire che seleziona la botte. Vedi. Ecco, sì, tu devi vedere. Premi V e si tira su. Là. Ok. Comunque resta botte qua. Si era un po'. No, sganciandosi così si era un po' rotta.
È anche carica la botte. Vabbè, la portiamo via carica. No, addio povero liquore. Portiamo a Swana 20 mila litri di liquami puzzolenti, nauseabondi e tutto quello che potete descrivere, e via altri soldi. Siamo a quota 13.8 milioni. Oh, beh. Swana o Italo? Vediamo chi c'è. Tutto ah, mi scusi, tutto, ah, non può lei fare queste cose qua? Ma io sto provando la botte per vedere se funziona. Tu mi sei venuto addosso, adesso me la paghi. Bene, parcheggiamo. Ok. Oddio, il muro. Vabbè, il trattore è tuo, a me non mi frega nulla. Buongiorno. Vabbè, buongiorno, dica. Ah, cosa sono venuto a fare io? Non mi ricordo. Ma non lo so, è venuto lei. Ah, io sono venuto qua, mi ha chiamato lei. Ma scusa, ma non è un po' piccola sta cosa, sta botte per questo trattore? Ah, ecco perché, no, sono venuto a vendere questa botte. Ah, e io come ne faccio? C'ho quella. Vabbè, lei deve comprarmela. A quanto la vuole vendere? Bah, super giù, qua c'è scritto 20, facciamo 40.000 euro. Ma no, aspetta. Perché no? Ma no. Perché no? C'è scritto 20 qua. 20. Okay, allora... E dopo ci sono i per dire 20 per 2. 60? O no? Cosa dice? No. Io questa qui la compro a 1000 euro. No, 1000 euro, questa qua è nuova. Non è mai lavorato, guarda. Nuova. Facciamo 10.000, dai, così. No, 10.000, troppo poco, 10.000. Devo lavorare 10 giorni per prendere 10.000 euro, cioè... Sì, immagino. Guarda, anche l'asse sterzante qua, cosa vuole di più? Ah, gira? Sì, gira. Ah, sì. Allora, perché gira 3.000 euro? Perché sennò, se non girava, era... Guardi, perché c'è anche il tasto, un attimo qua, così, bloccaggio differenziali, vedi, adesso non gira più. Bloccaggio assi sterzanti e non gira più. Ok, dai, facciamo 20.000 a posto, oh, dai. Bene, mamma mia. 20.000, vai. Però mi serve un'altra botte. La vuoi questa? La stavo provando. Quanto... 165.100 dollari. Allora 165.100 meno, perché bisogna detrarre 20.000. Allora 1, 2, 6, 140.100. 100.000. Ma no, ma scusa, ma ci perdo 40.000, no? Chi perde? Dove? Io perdo 40.000. Dove li hai persi? Se tu hai detto che me la vendi a 20.000 questa, sì. Okay? Ecco, 20.000 questa, sì. Questa qui costa 165.100, sì. Ok, 100.000? No, perché no? Tu mi devi dare 140.100. Beh, lo sconticino l'ho fatto, lo sconticino. Ti sto comprando questo coso che non mi serve. Vabbè, ma tu lo rivendi. Vabbè, dai, 130.000. È 130.100, dai, facciamo. Vabbè, dai, 130.100, allora vediamo di dare 130.100. Allora, 130.100. Allora, 30.100. A posto. No, ma c'era 100.000.
Orco, ah, mi scusi, guarda, una svista, proprio una cosa, una svista. sì, ma come una svista, Sa, eh. succede, sa com'è, dalla fretta è così. Bene, a posto, No, cento, manca addio. 100.000. Ah, 100.000, ah, 100.000 mancano. 100.000, come 100.000? No, meno 100.000. Allora, 990, no, 999 e 909. vai. Mila. Euro. Madonna mia. Vabbè. Ok. Bene, ci siamo. Sì, è anche giusto, ma posso. Bene, 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 ci Ho mancherebbe aumentato il prezzo di 100, così non mi fate più. Vabbè. altro. Buono, buono. Allora, Allora, questo che faccio? Dove la metto? qui, oh, vai, oh! Oddio, non frena, non frena, non frena, non frena, non frena. La botte sarebbe anche mia a questo momento. Ok, allora, lei sgancia la mia, io prendo e gli do la sua. Bella che si può ritrovarci. Occhio alla vetrata. Sì, guarda, vada tranquilla, sono un guidatore professionista. Immagino. Sono un guidatore professionista, guarda, vada tranquilla. Sta facendo con quel chiudo? Op. Vabbè, la macchina non è mia, non posso. Si è attivato qua un attimo un qualcosa. Vabbè. Devi sganciarla! Ah, Sganciala forte! mi sono dimenticato, mi scusi, mi scusi. Mi scusi, Oh no, il mio bellissimo 8R. Dovrebbe spostare questo cimice verde. Andiamo. Vabbè, non stiamo facendo gare di tractor pull. No, no. Bene, Ok, arrivederci. sì, io questa cosa come me la levo da qui. Cosa? Questa come fu? Ok, Ma perché lei aspetta, sta giocando con la proboscide della botte? perché è lunga, Va bene, io e lei siamo a posto, dovremmo essere No, tutto a devi firmare i posto. fogli, vieni qui, devi firmare. Dove Ah, stai i andando? Vieni qui, fogli. vieni qui, vieni qui. Vieni qui. Guarda qua ancora il carretto Qui. del cotone qua. E sì, lo devo vendere, ma nessuno lo vuole perché fa schifo. Ok, Apposto. questo è il foglio, firma. La penna? Come hai firmato se non sono andata la penna? A posto, Apposto, firmato. è firmato. Bene, a posto, non c'è più niente. No, A no. A posto. posto. Sicuri? Sì. Posto, a posto, vabbè. Buona. Ci vediamo. Ah, Marco, aspetta ora che ci penso. Vieni qui, Come? fermati. Orco can cagone, vai. Pronto? Chi è? Dimmi. Sono 300 euro per il No, pane allora, come e vede che si cosa? è spostato, vede? In Lui era qui più, sull'angolo, si è spostato. Ha fatto il in più, dispetto, il birbantello. sì, in più mi devi portare le cose della, come si chiamano? Del Cosa? cotone, le macchine, le case. Ah, allora guardi, porto a casa la botte e gliele porto subito. Io lo sto aspettando, sono qui ferma. Mi sono dimenticato, mi ha date cose da fare. Dai, fai in fretta però, che io non c'ho tempo da Sì, perdere. Dai, corri, adesso corri. vado, adesso Corri, corri, vado. che il tempo è denaro. Sempre se Corri, corri. qualcos'altro non mi taglia la strada, ma. Immagino. Aia, 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 i piedi. Bene, allora, aspetta che chiamiamo subito Bulldir. Oh, Bulldir! CB, CB. Bulldir? Dimmi cosa. Allora, cosa teniamo qua? Il CB fuori la finestra. Bisogna Sempre andare parato. bisogna sliquamare i campi e qua no. Va bene, finisco qua con l'acqua e prendo subito una botte. Oh, mi raccomando, sliquamare bene, dopo qua. Va bene. Bene. Allora, parcheggiamo qui a casa, dopo portiamo. Aspetta che blocchiamo sti assi prima che veniamo tubercolosi. Oh là. A posto. Parcheggiamo il trattore da un'altra parte, perché sennò qua fa una brutta fine. E portiamo via le macchine a Swanna, che poverina sta aspettando. Ecco qui l'ultima macchina.
Io ho parcheggiato e anche bene, dovrebbe ringraziarmi. Le ho parcheggiate. sì, bello, no, mi stai schiacciando per due volte, tre volte. Piano, piano. Più lontana, che poi non si riesce a salire. Piano. Piano. Che sta facendo? Non ti diverti? Bene, a posto, allora. Parcheggiata, un po' più indietro. Ok. Oh, Swana! Allora, dove sei andato? Sono incastrato. Ciao, dimmi. Ok. Ecco qua, ti ho portato qua tutte e quattro. Dovremmo essere a posto. Ma potevi lavarmele però, guarda che schifo. Ah, anche guarda. Delicata. Un po' di schifo, polvere. Adesso... Sì, sì, polvere, guarda, tutto... Tutto incrostato. Ah, che schifo, sembra... Ah, che delicata. Cosa sarà mai? Un po' di sporco? Ok, siamo a posto, no? Mica c'è un pitone incastrato in mezzo o... C'è un tubo lunghissimo. Aspetta, dov'è il tubo lunghissimo? Oppure che c'è... Non è che in mezzo ci sono cadaveri incastrati o magari... Può succedere, ma i resti di dinosauro. Insomma, vai tranquilla. Aspetta, vai tranquilla. Aspetta. Com'è che si apriva dietro che non trovo il tastino? Marco, Marco, rispondi, rispondi, sì, urgente, urgente. Qua. Pronto, dimmi. Marco, aspetta che collego qua i fisi. Marco, sei qua che c'è poco. La mia centralina. Dai, che mi devi dire? Pronto, c'è un piccolo problemino con lo stayer. Appena proprio. Stavo portando sulla botte qua dal laghetto. Andiamo a fare il pieno. Botte dal... È stato saltellare. Ho detto, mi sono fermato e ho visto olio qua per terra. Ho detto, qualcosa è andato, sarà andato in monolasse, non so. Guardo e c'è praticamente una piccola crepa sul motore. Piccolina proprio. Di che macchina? Lo Steyr. Vabbè, arrivo subito. Immagino che crepa. No, non ridiare. Curioso, stavo ascoltando. Vabbè, comunque ti già preavviso per tempo, così hai un'ora di tempo per procurarmi un trattore da 300 cavalli. Bene, ci vediamo dopo. Come cavolo faccio a procurarti un trattore con un'ora di tempo? Ok, ci provo. Va bene, che brutto? Guarda che altro, guarda che altro. Non mi ha risposto. Guarda che altro. Cosa si vedo fare con Steyr sotto la botte da camion? Oh, va te. Ah, che bella nuovina, viene anche caldo un po', Oh. Eccomi qua, cosa succede? Un piccolo problemino qua. Se guardi qua sotto c'è una biella che ti saluta se vuoi. E tu devi fare il motore? Tante ore ho preso questo qua perché era quello portato di mano, era libero, e ho detto impriamo questo qua, ce la farà a portare su una botte. Qua abbiamo fatto tocchi. Sì, c'è un forse qualche ingranaggino qua della trasmissione, guarda. Forse mi conviene, guarda, chiamiamo un attimo il meccanico e vediamo cosa che dice. Se dice che Mario ha qualche motore, qualcosa da cambiare, buono, se no bisogna un motore, un asse. È una biella nuova magari. Che anzi, è tutto anche un motore. Sì, qualcosina si è rotto, c'è una crepa, se guardi magari qua delle ruote di qua o qualche parte, dai. Insomma, vediamo, dare una saldatura. Aspetta che il telefono non prende il segnale. Vuoi chiamare il meccanico qua, vediamo se risponde. Sbaglia il numero. No, quello giusto. Pronto. 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 Allora qua. Pronto, allora. Il telefono qua. Pronto. Sono qua Marco, l'85. Guarda che ore che sono 7:23. Cosa hai da rompere coglioni?
Beh, ho rotto il trattore qua, crepato, biella, rotto asse. Tu mi hai rotto coglioni, cosa facciamo adesso se tu hai rotto il trattore? Vieni qua a vedere per aggiustare il trattore. Sono appena andato a letto, cosa chiami adesso? Come appena andato a letto? Sono le 7:30 alle io lavoro anche di notte, Lavoro anche notte. Ah beh, anche noi lavoriamo di notte, ma dopo la mattina lavoriamo anche tu vai a dormire di notte, lo so. Dai, vieni qua, siamo qua. Qua, ancora, chi è qua? Ancora con questo qua. Com'è qua? Qua, siamo qua, dai, vieni. Ti qua aspetto. Qui, c'è qui, qua, chi c'è lì? No, solo ti aspetto qua e basta. Sì, ma dai posizione, qualcosa. Posizione, è il laghetto, dove c'è il laghetto? Tanto voleva. Sì. Adesso arrivo, dai. Va bene, dai, ti aspetto. Fai presto però, perché non abbiamo tanto presto, tempo. Presto, metto, sono nudo, lascia che metta mutanda, qualcosa. Va bene, no. Copriti, copriti. Va bene. Ciao, ciao. Ciao. Allora adesso dovrebbe arrivare, adesso aspettiamo un attimo, intanto. Buon, vediamo, intanto cosa faccio. A me mi sento sulla barchetta qua, aspettiamo. Beh ragazzi, se passavamo di un'ora, le 8:10, ancora arrivare nessuno. Non sai da vestirsi per un matrimonio. E qua neanche un pizzo che ha discavo, guarda. Neanche un pizzo in niente. Guarda che laghetto povero, che sarà tutto l'olio che è sceso, che si è contaminato qua. Chi è che suona qua? Amri arriva. Ho portato anche il carretto degli attrezzi. Guarda che c'è il trattore che va dentro acqua. Buongiorno. Buongiorno, niente. Buongiorno. Come mai? Vai via tu che mi stai su male con quella faccia, dai, vai via. Anche io? Sì, tu, vai. E lui no? Beh, lui sta su male a tutti, quindi è possibile che. Vabbè. Cosa c'è? Cosa succede? Qua c'è un problema. Praticamente perde olio qua e c'è un pezzo da guardare. Aspetta, vieni qua a vedere meglio qua sotto. Tranquillo, sì, che è sicuro, che adesso prendo badile e vengo, te la do giusto a faccia, dai. Vai via. Sono nervoso questa mattina, avete fatto alzare da letto. Ah sì, adesso lei è carino. Guarda che è rotto tutto a motora qua. Adesso voglio sapere chi è quello intelligente che ha guidato trattora. Bullino. Lui. Io ero via. Non è vero. Come bambini siamo asilo qua. E lui, cosa? E comunque qua cosa ci può fare qua? Si è crepata testata motora qua e vai da rifare tutto motore, ma io non ho pezzi di questo motore. Quindi? E quindi se non ci sono pezzi, io non ho pezzi, cosa dici? Vai, 1 + 1 = 3. Mari, pezzi si ordina, saldiamogli qualche crepo, le ripariamo. Sì, certo, si può fare tutto, si può fare. Costa troppo? Ma va, dai, questo trattore prendi e dai pezzi di ricambio. Vendi per pezzi di ricambio, capito? Ah, proprio non ci riesce a fare niente. Vabbè. Ci riesce, ma spendi più di quanto. Di quanto costa trattore. Ah, capito. Vabbè. Capito? Ma il danno a quanto ammonterebbe? Facendo così una stima, così a occhio, magari togliendosi anche gli occhiali, magari si vede meglio, no? Cioè, mi prendi in giro adesso? No, ho detto partire. Allora, 30.000 euro. 30.000 euro? Boh, okay, allora trattore adesso nuovo costa 50. Oh, mi segno un questo attimo. Quante ore ha questo trattore? Va poche, sa, 20-30 mila. Poche, insomma. Va bene, se per te sono poche. Poche è nuovo, mai usato, ho fatto 10 chilometri. Guarda, il gomme ancora intero. Perché io non sono quella di negozio, capito? Ah, ok. Devi dire. Comunque do consiglio, tu fai saldatura dove è crepata motor e poi dai colore con bomboletta. Ok, così bene. Così lei pensa che sia nuovo. Ottimo. E tu vai via che stai su male. Tu sempre rompi. Dì, non sta a farlo arrabbiare, per piacere, dai. Dopo non mi attrezzi e lui rompe coglioni, chiama me. Dai. Adesso vado. Allora. Tanto paga lui.
Vabbè, no, adesso mi segno. Benedetto ha detto 30.000 euro dei danni che hai fatto, te detrago dal stipendio. Da nulla, non metto un altri dalla lunga lista chilometrica, metto un altri meno 30.000. Bene. Posto allora. Può andare. No, 100 euro, dai. Dai 100 euro. Dai, vuol dire, dai 100 euro che siamo a posto. Non ne ho io, dai di te. Ma no, no, mico, dai. Chi sei che ha rotto il trattore? Io, ma ecco, e allora ti do 100 euro. Poi 100 euro per venire solo a guardare il Venezia, dai. Ho anche aspettato solo un'ora. E io cosa faccio? Io lavoro per gratis, lavoro. Ah, lavori a gratis? Bene, bene, allora ti chiamerò anche altre volte quando c'è bisogno. Io so dove sei, so dove c'è tu attrezzo. Oh, signore, è arrabbiato. Ma come mai qua il caretto del cavallo? Ma non lo so neanche io, guarda, io continuo a passare da negozio e mi si attaccano cose dietro, ma guarda. Ma magari, ma è una calamita. Cos'è qua? Questo qua? Cosa? Cos'è questa cosa qua? Una calamita. Questo per portare via i cavalli? Perché io so, quando passo da negozio, c'è cioè quella signorina là. Signora vera. Quando anziana. Passo. Anziana. Sì. Davvero anziana? Sì. Porta proprio male, porta. Sì. E allora. Anche, quando... è anche andata in dove è andata? In Burundi a rifarsi le due cose davanti. Le due cose davanti? Sì, fatte nuove. Perché era consumate. Ho capito, Vabbè, comunque ogni volta che passo da là mi tacca sempre attrezzi. Prima cisterna, gasolio, poi questo qua. Non capisco più niente. Adesso vado via. Vabbè dai, ci vediamo. Vabbè, grazie. Sono a posto. Aspetto sempre soldi io. Ah dai, devo pagare 50 euro. Ciao. Guarda, sono due da 50, sono attaccati. Ecco. Fortunato. Ok, dire, fatto perché danno. Il trattore cascava da solo. Spostate, non ti vedi che guarda. Fai fare manovra. Ma hai spento il CP per caso? Chi? Guarda che si è incastrato il volante. Orco, no, si è incastrato il volante. Oh, mamma mia. Pericoloso che la macchina. Ah no, perché sono delle interferenze in giro, non so perché. Sì, qualche interferenza c'è sempre, qualche piccione che passa, che magari proprio schitta sull'antenna, succede. Mani tu qua che aveva un po' di interferenza. Va bene, allora qua vuol dire stacchi il trattore e prossima volta lo buttiamo via e togli la botte dall'acqua prima che va tutto marcio, per piacere. Vabbè, aspetta, vado a prendere un altro trattore. Almeno la botte la salviamo. Ebbene ragazzi, io direi che anche per questa puntata è tutto. Ringraziamo qua i nostri operai, tranne uno ovviamente. E allora abbiamo Agri. Saluto. Gans. Ciao a tutti. E basta, che ci ha dato una mano anche lui, molto 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 molto. E basta. Me stesso, ciao a tutti. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.